storie, personaggi e curiosità. Tutto questo è Stessa Spiaggia, il nuovo format estivo targato TV6. Ora, a due passi dal centro di Pescara, apre le porte alla nostra trasmissione Stessa Spiaggia e per questo ringraziamo Luigi Di Marco e Saverio Posa. Grazie per aver aperto le porte del vostro stabilimento alla nostra trasmissione. Intanto Luigi, possiamo fare un po' la storia di questo Lido che è antichissimo. È una delle concessioni più vecchie di Pescara. Noi l'abbiamo rilevato, io e mio cugino Giovanni, l'abbiamo rilevata nell'87 e questa era una concessione balneare in cui insisteva il ristorante Guerino. Noi avevamo solo la concessione con gli ombrelloni e la spiaggia, per cui ci si occupava solo di quello. Negli anni abbiamo ampliato, ci è stata data la possibilità, abbiamo ampliato, adesso abbiamo un bel ristorante con annesso pizzeria, spiaggia, parco giochi per i bambini. Ecco, è uno stabilimento che vive di giorno, che vive anche di notte. Soprattutto focalizziamoci adesso per quanto riguarda i servizi poi che il vostro Lido offre alle famiglie durante il giorno. Ecco, vediamo tanti ombrelloni, tante palme, tanti giochi. Ecco, un Lido che è fatto a formato di famiglia. Abbiamo una clientela molto ampia, da persone che vengono settimanalmente oppure mensilmente da fuori, fuori Pescara. Abbiamo un bel po' di clienti che vengono da fuori e tante famiglie locali. Abbiamo un bellissimo parco giochi con il ristorante che da qualche anno funziona benissimo, grazie anche all'aiuto dei nostri figli che ci hanno dato una mano, hanno terminato gli studi e si sono dedicati completamente alla nostra attività. Luigi, allora abbiamo visto tanti ragazzi, ma soprattutto tante famiglie che arrivano ogni giorno qui, tanti servizi che voi offrite, ma che cosa significa essere uno degli stabilimenti più antichi, possiamo dire, della Riviera di Pescara e soprattutto che cosa significa ripartire dopo un'annata difficile come quella del Covid? Beh, più che antichi siamo meno giovani, dai. Sì, diciamo siamo stati tutto sommato fortunati perché l'anno scorso il Covid non ci ha toccato economicamente, in quanto la stagione siamo riusciti a farla, anche se in ritardo siamo riusciti a farla, e quest'anno nonostante tutte le prescrizioni che erano messe in campo, nonostante tutto anche quest'anno stiamo lavorando bene, la gente ha voglia di incontrarsi, di vedersi, la gente vuole mettersi alle spalle tutto il brutto periodo, e quindi tutto sommato stiamo lavorando, non possiamo dire che sia andata perché noi siamo un'attività stagionale, quindi pensiamo a tutti quei ristoratori, ai bar, a tutte quelle attività economiche purtroppo durante il passato inverno non hanno lavorato. Saverio Posa è il cugino di Luigi, che anche lui ha vissuto la nascita e l'evoluzione dello stabilimento Lido Aurora. Molto forte lo stabilimento anche nelle ore notturne con il suo ristorante, le sue aree per gli aperitivi, no? Certo, come diceva il mio cugino qui Luigi, questo è nato dal nulla, quindi il ristorante è stato inventato da noi, l'abbiamo cresciuto, abbiamo costruito una pizzeria, piano piano è andato sempre meglio, fino a che siamo arrivati a sto punto, grazie ai nostri figli, come ha già detto, che sono subentrati e stanno contribuendo a mandarlo avanti. Ma si aspettava che questo stabilimento, dall'anno in cui l'avete rilevato, arrivasse al 2021
essere uno degli stabilimenti più belli della Riviera di Pescara. Proprio ci credevamo, sempre abbiamo pensato a farlo crescere. Arrivare a questo punto così bello come sta andando adesso, forse era impensabile, però ci abbiamo sempre creduto e ci abbiamo sempre lavorato. Pensi che noi siamo qua 14-15 ore al giorno, nonostante che è dura, adesso è molto dura per noi, però ci stiamo 15 ore al giorno per contribuire a farlo funzionare sempre, sempre meglio. E allora grazie al signor Saverio, al signor Luigi, che ci hanno ospitato nel loro lido, Lido Aurora, qui nella centralissima Pescara, e in bocca al lupo per il continuo e il proseguo della vostra attività. Ci troviamo a Popoli all'interno del birrificio Mezzo Passo in compagnia di Bernardo Perfetti, che tra poco andremo a conoscere. Continua il nostro viaggio all'interno della trasmissione Stessa Spiaggia, e abbiamo parlato allora di le tante attività dei lidi della costa abruzzese. Quando parliamo di estate, sicuramente, come abbiamo già detto, non può che venirci in mente una bella birra fredda estiva. Allora andiamo a conoscere intanto Bernardo Perfetti. Ciao Bernardo, grazie di aver accettato l'invito a partecipare a questa trasmissione. Intanto, innanzitutto, com'è nata la passione per le birre e come mai proprio quella di scegliere un birrificio artigianale? Allora, la passione delle birre nasce tantissimo tempo fa, cioè in realtà nasce da bevitore, sono sincero, quindi la passione è nata proprio assaggiando, bevendo, facendo giri per l'Europa, insomma, per conoscere la birra, che sia per me che per l'altro birraio, che è Gabriele Di Marcantonio, è stato proprio un motivo di spostamenti, cioè ci facciamo viaggi per questo. E questo nel 98, penso un po'. Noi abbiamo iniziato a produrre birra a casa, quindi artigianalmente facendo birra a casa, quello che viene chiamato classicamente l'home brewer, no? Quello che è, nel 98. E da lì poi sempre nel mondo birraio, conoscendo gente, e piano piano i primi movimenti artigianali italiani si iniziavano a vedere come realtà aziendali, tipo i primi birrifici nel 96, né ovviamente in Nord Italia. E da lì la passione l'abbiamo sempre coltivata, abbiamo sempre continuato a fare birra. Abbiamo avuto un'associazione che promuoveva la birra artigianale in tempi non sospetti, poi altri amici hanno aperto birrifici. Poi tempo fa abbiamo incontrato altre persone interessate a questa idea, quindi è nata, il birrificio nasce proprio dall'unione della passione sì di chi produce ma anche di chi vende birra, e da lì è nato il progetto Mezzo Passo. Questo qualche anno fa, ormai sono 7 anni che siamo aperti, e unendo le forze, quindi la produzione da parte mia e di Gabriele, la vendita da parte della Diffusion Beer, che insomma sono dei grossi distributori di birra, importatori di birra, e la passione di Giampiero e Glauco, che sono i proprietari dell'Irish Pub di Pescara, quello che sta su Viale Marconi, unendo le nostre forze abbiamo aperto il birrificio Mezzo Passo. Prima di passare a farci scoprire quali sono le tipologie di birre che Mezzo Passo poi porta al cliente finale, noi ci spostiamo nella fase della procedura della nascita di una birra, e poi ritroveremo ancora una volta Bernardo per chiudere questa puntata e farci scoprire appunto che tipi di birre Mezzo Passo offre a tutti la clientela finale. Allora Bernardo, ci siamo spostati all'interno del sito di produzione di birreria Mezzo Passo, abbiamo parlato delle birre estive, vogliamo raccontare agli amici a casa di come viene effettuato il processo di questa birra che poi loro berranno negli stabilimenti, nelle pizzerie. Certo, allora la birra fondamentalmente nasce dall'unione di pochissimi ingredienti, fondamentalmente acqua,
cereali e noi principalmente usiamo orzo maltato e luppolo, che è il terzo ingrediente importante, è fondamentale il lievito. L'ultima fase della produzione si usa il lievito per la fermentazione. Inizialmente facciamo una sorta di grande tè, acqua calda con cereali, questo serve per estrarre gli zuccheri che sono fondamentali per la fermentazione. Il luppolo serve per aromatizzare la birra, per dargli gusto, per dargli profumi, e poi nella parte finale c'è il mosto che si trasforma in birra all'interno di questi fermentatori che avete visto prima, insomma questi grossi contenitori in acciaio che ci permettono di ottenere il prodotto finito. Lì c'è un periodo di stagionatura dove la birra subisce dei cambiamenti biochimici che la rendono più beverina, più facile da bere, ovviamente più digeribile, e poi niente, va nel bicchiere, prima in bottiglia o in lattina nel caso nostro, alcuni birrifici stanno sposando questa nuova filosofia di mettere birra in lattina, oppure in fusto come nel caso insomma di questa spillatrice che vedi qua, e poi va direttamente al cliente. Il tempo di produzione è circa un mesetto e mezzo, dall'inizio della produzione fino a... Ecco, come mai avete sposato questo tipo di vendita, no? Poi di imbottigliamento, che è quella della lattina? Possiamo sfatare anche un falso mito, perché di solito chi è abituato a vedere la birra in lattina la vede come una birra da prezzo, no? Una birra che si può bere dappertutto. Invece voi con una birra artigianale avete sposato proprio questo della lattina. Sì, allora è una cosa abbastanza recente. Diciamo che la moda è nata negli Stati Uniti, ovviamente loro sono un po' l'avanguardia della produzione birraia in termini di birra artigianale. E il concetto della lattina è rinato grazie al fatto che attualmente le lattine sono degli ottimi prodotti proprio. Poi c'è tutto il discorso del riciclaggio, no? L'alluminio è facile da riciclare, è più veloce da trasportare, è più leggero più che veloce, e quindi ha anche, diciamo, un prodotto ecosostenibile rispetto alla bottiglia, è molto più eco-friendly. Ed è più facile anche da bere al mare. Esatto, bravissimo, si porta facilmente, si fredda molto più facilmente, ma la cosa più importante per noi che facciamo birra è che il prodotto in lattina è un prodotto più protetto dalla luce, che è nemica della birra, e dall'ossigeno, che è nemica della birra, è nemico della birra. Quindi è un, diciamo che è un contenitore che è meglio, insomma, conserva la birra, ecco, questo sicuramente. Eccoci tornati di nuovo all'interno del birrificio dopo aver scoperto quali sono i passaggi della lavorazione di una birra. Bernardo, allora, quali sono i vostri tipi di birre? Vediamo anche qui delle bottigliette delle lattine, diamo un po' a contezza a chi ci vede a casa che tipi di birre sono e quali sono quelle che potranno degustare soprattutto in estate, nel periodo più caldo. Allora, come tipologie di birre, come molti birrifici artigianali, noi ci possiamo permettere di spaziare. Essendo una piccola produzione possiamo fare tanti tipi di stili di birra, tanti stili di birra e anche inventarne tra virgolette di nuovi, cioè reinterpretarli. Andiamo dalle più semplici, più beverine, chiamiamole così, anche per un pubblico meno esperto, passatemi il termine. Quindi chi non ama gusti estremi, c'è la classica bionda, se vogliamo usare questo termine, che per esempio è questa qui, è la Casello 54, in realtà è una birra, una Helles tedesca, quindi facile da bere, leggera, senza grandi esplosioni di profumi, ma molto equilibrata. Per poi passare a una Pilsner, che non è qui, eccola qui, la Chris, e che è una birra un pochino più amara, quindi per un palato un pochino più esigente sull'amaro, ma poi da lì si spazia fino a birre più strutturate, più alcoliche, più gustose, più piene di sapori. Quindi diciamo che il panorama è ampio, ci muoviamo in tutta Europa in termini di stili birrai, quindi dalla Germania, prendiamo qualcosa dalla Gran Bretagna come impronta di malto, dall'America, che va tantissimo, il gusto americano, quindi il gusto luppolato, quelle che molti definiscono le birre fruttate, in realtà non c'è frutta dentro, ma c'è il luppolo che dà degli aromi, dei sentori di frutta gialla, di pompelmo, insomma, e sono birre già un pochino più, per il pubblico più moderno, i ragazzi bevono tantissimo le IPA, le famose IPA, oppure le APA come American Pale Ale e via dicendo.
E per esempio questa è un American Pale Ale, la Miramar, che va tantissimo, ha un gusto molto particolare, è improntato, ripeto, sul luppolo, quindi su un corpo molto facile da bere, ma tanto luppolo, profumatissima. Questa per esempio è un ibrido, questa è una lager giapponese, infatti l'abbiamo dedicata a Fantozzi, da lì Tozzi Fan, perché nel film Super Fantozzi, va bene, comunque quella per esempio è una birra estiva. 4 gradi, profumatissima, corpo leggerissimo perché c'è il riso, quindi snellita tantissimo, è una birra che si lascia bere d'estate sotto l'ombrellone in modo fantastico. E abbiamo visto che voi su queste birre più particolari avete puntato molto sulla lattina, per quello che dicevamo, sia all'interno della zona di produzione, sia quanto stiamo ribadendo adesso, che sono birre appositamente da bere sotto un ombrellone nello stabilimento tra ragazzi. Esatto, anche se poi la lattina abbiamo usato per esempio questa, che è un'altra birra un pochino più invernale, una birra aromatizzata con cioccolato e arancio, e buccia d'arancia, è una birra un pochino molto più piena, però abbiamo scelto la lattina prima di tutto perché vi spiegavo prima, la lattina per noi ha un vantaggio, è quello che protegge meglio la birra. Però scegliere la lattina significa anche per una birra di questo tipo strizzare un po' l'occhio alle persone un pochino più giovani, no? Che seguono più facilmente questo mondo, ed è una birra da beva, nonostante sia una birra da 7 gradi, scura, una porter, però è una birra da beva. Noi abbiamo, ecco, questa è un po' la filosofia del birrificio, fare comunque le birre beverine, cioè non, diciamo, caricare eccessivamente il palato della persona. La birra è fatta per socializzare, non per rubare la scena. Cioè tu stai seduto al tavolo, stai parlando con un amico, un'amica, con chiunque, bevi perché ti piace, ma non devi stare a pensare che tu stai bevendo quella cosa in modo particolare. Ogni tanto ti devi rubare l'attenzione, ma non deve essere la protagonista della serata, questo è fondamentale. Grazie mille Bernardo, allora grazie di averci aperto il mondo delle birre artigianali, averci fatto scoprire anche che è aver sfatato il falso mito della birra artigianale in lattina. Io ti faccio il migliore in bocca al lupo e grazie per aver scelto di partecipare alla nostra trasmissione. Grazie. Stessa spiaggia. Grazie a voi.